Non abbiamo avuto bisogno specifico di questi trasferimenti, soprattutto non l'abbiamo avuto nel caso della San Raffaele, dove magari non è stata solo fortuna ad aver spento il focolaio, lo afferma ai microfoni di Onda TG il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, che ieri nell'edizione serale ha fatto il punto sulla fase 2 dell'emergenza epidemiologica ed economica legata al Covid-19, tornando sulla trattativa per i centri Covid aperta dalla Regione. La Regione ha chiesto a tutte le cliniche private, convenzionate o accreditate e autorizzate della Regione Abruzzo di dare la propria disponibilità rispetto alla possibilità di ospitare malati Covid o anche malati non Covid. E i malati non Covid servono nel caso per liberare una struttura ospedaliera che magari ha una eccessiva pressione e che deve non ha più spazio, che deve riacquistare funzionalità e quindi ha bisogno di spostare dei malati o viceversa, quindi dovendo accogliere troppi malati Covid, deve diciamo, mettere in sicurezza i malati non infettivi e quindi mandarli altrove. Quindi su questo si è chiesta che disponibilità ci fosse da parte della rete del privato, sempre rispettando il tetto di budget, non sono soldi in più quelli che si darebbero, ma sarebbero, diciamo, all'interno delle stesse convenzioni oggi funzionanti. Al momento non abbiamo avuto bisogno specifico di questi trasferimenti e soprattutto non lo abbiamo avuto nel caso della San Raffaele, dove magari non è stata solo fortuna l'aver spento il focolaio, c'è cioè stato evidentemente il rispetto di una capacità di intervento sia dell'ASL dell'Aquila sia della clinica stessa, che hanno collaborato con molto senso di responsabilità e molta capacità nell'andare a contenere e confinare questo contagio che è avvenuto all'interno della clinica. E proprio nella giornata di ieri sono state avviate le procedure per il rientro nella struttura sulmonese dei pazienti che avevano avviato il percorso di riabilitazione, risultati poi positivi al virus, trasferiti in altri centri per la negativizzazione e guarigione. Dopo l'operazione di sanificazione capillare della clinica, che è andata avanti per giorni, è scattata l'effettiva ripartenza delle attività per le quali la struttura è preposta. ASL e azienda hanno condiviso un protocollo specifico per ricominciare. I pazienti Covid guariti entreranno in struttura già con un doppio tampone negativo, mentre per tutti gli altri accessi servirà almeno un tampone negativo, 14 giorni di isolamento in un reparto ad hoc della clinica. La tamponatura dei pazienti no Covid, come denunciato la scorsa settimana da questa testata, si sta scontrando con la carenza di personale sul territorio, tant'è che in 50 sono in attesa di tampone per entrare in strutture residenziali o case di riposo. Anche l'accesso a San Raffaele a questo punto, se la situazione non sarà monitorata e risolta, potrebbe risentire della stessa problematica. Nell'intervista rilasciata a Onda TG, Marsiglio ha parlato anche dei rientri in regione per la fase 2 e del confronto con il governo per la rimodulazione del calendario delle aperture delle attività.